E veniamo adesso a parlarvi di Marta Pasqualato e Nicolò Brigante. Vi dico la sincera verità, a me questi due iniziavano veramente a piacere. All'inizio lei mi lasciava qualche punto di domanda, ma poi mi aveva convinta. Insomma, era meno sopra le righe in queste ultime puntate che nelle prime. Ma soprattutto vedevo Nicolò Brigante abbastanza preso di lei. Insomma, li trovavo molto carini insieme. E mi sembrava che lei iniziasse a fidarsi di lui. Nonostante l'ultima puntata che abbiamo visto lui non si sia comportato esattamente benissimo. Ma nella prossima puntata che inizieremo a vedere da oggi, ci sarà una segnalazione molto dura ai suoi danni. Il tramite della segnalazione è Gianni Sperti. Insomma, la segnalazione su Marta Pasqualato l'ha portata in studio lui. L'accusa era che in pratica lei potesse avere un altro fuori. Se devo essere sincera, io a questa cosa non ci credo proprio. La vedo troppo persa di Nicolò per avere un altro fuori. In ogni modo, leggendo sempre dalle anticipazioni di Uomini e Donne, si apprende che lei non ha voluto telefonare al tipo per discolparsi. A questo punto Nicolò Brigante, che abbiamo visto in televisione ha un bel carattere orgoglioso, l'ha eliminata. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una cosa molto strana. In primis, dalle nostre fonti, non abbiamo notizie di un riavvicinamento fra i due. Nonostante lei abbia pubblicato diversi messaggi dove faceva capire di essere ancora attratta da lui, ma poi deve essere successo qualcosa di nuovo. Infatti Marta Pasqualato ha chiuso Instagram. O meglio, ha reso il suo account privato. Come insomma ad impedire che altre persone andassero a scuriosare ancora di più nella sua vita privata. Vediamo che salterà fuori, ma a questo punto la vedo abbastanza nera. Infatti nel penultimo post su Izzy che aveva pubblicato aveva dichiarato che non c'erano novità sul fronte Uomini e Donne, suppongo, e diceva di avere lo sguardo perso nel vuoto.